Serverlab. Ciao, sono Davide Galanti, Server Lab, sono nel centro storico di Ravenna con il signor Massimo Bertozzi di Fast. Ciao. E che dovrebbe essere un'agenzia viaggi, però mi sa che è una cosa. No, sono un'agenzia di viaggi, a tutti gli effetti, vendiamo alberghi, voli, auto noleggi, non vediamo vacanze, ma lo facciamo, quella è la nostra peculiarità, lo facciamo in situazioni abbastanza estreme. Abbiamo cominciato con anni fa a seguire il mondiale di motociclismo, situazione molto estrema, ma noi 360 rettilineo, qui ci sono matti. E quello di sabato, quello di domenica, quindi in orari dove normalmente una gente di viaggio è chiusa, e fanno uno sport pericoloso, cadono, si rompono la scatola, hanno bisogno di tornare a casa, operarsi. E noi eravamo lì sul posto, dovevamo assolutamente risolvere questo problema, trovare il biglietto alla domenica e fare in maniera che potesse partire di lì a 10 minuti. Ce l'abbiamo fatta. Internet ci ha dato una grossa mano, siamo partiti. Però risolto il mio problema, c'è il problema secondario, non neanche tanto secondario per un'azienda, per un imprenditore, è quello di standardizzare un servizio, di poterlo garantire sempre, no ogni tanto. E internet ci ha dato una grossa mano, ma noi, non operando sempre nello stesso posto, ma operando in posti sempre diversi, ogni fine settimana si va da un posto diverso, in giro per il mondo, con standard completamente diversi. E è stato un po' un problema. Ci è venuto in soccorso cosa? L'internet satellitare. Internet satellitare, in un attimo il satellite copre tutto il mondo e quindi in un attimo avevamo internet, ma eravamo connessi, avevamo un secondo problema, quello della latenza. Parliamo di un secondo punto 2, un secondo punto 3, che sembra niente, ma è qualcosa che fa andare in pappa i sistemi. Si inchioda il mondo, le cose funzionano o non funzionano e mandano in crisi le impiegate, che non devono essere tecnici informatici per poter lavorare, e quindi si inchiodava il sistema. In questa situazione ci è venuto in soccorso Davide Galanti, con dei marchingegni strani. Ma dimmi un'altra cosa, quali altre condizioni estreme, in quali altre condizioni estreme lavori, non soltanto le corse? No, diciamo che il know-how che abbiamo acquisito nel nostro modo di lavorare l'abbiamo trasferito con successo in altre situazioni più tradizionali, come può essere quello dei marittimi, le petroliere arrivano in porto anche alla domenica e gli equipaggi devono tornare subito a casa, perché sono fuori casa da 6 mesi, 9 mesi. E, o anche nel viaggio di lavoro più tradizionale, perché comunque può succedere un imprevisto, ma ti nasce un figlio di domenica anche, e quindi devi tornare a casa a razzo e non puoi andare all'aeroporto a comprare il primo biglietto perché ti pelano e poi dopo l'ufficio viaggio dell'agenzia mica te lo paga, e quindi sai. E quindi sta funzionando anche in questo altro, nel sistema più tradizionale, nel senso che quando sei capace di correre forte, poi puoi anche andare proprio via. A camminare, esatto, è più difficile il contrario. Beh, insomma, Massimo la fa facile, a questo punto lui funziona, tutto il meccanismo è oliato, va a scheggia, ma cosa c'è dietro? C'è un insieme di tecnologie che abilitano questo risultato. Si parla di Citrix, si parla di tecnologie che accelerano il protocollo, perché un device come un iPad è un thin client, ha un processore leggerissimo e lavora con un 3G o con un wifi che si attacca e si stacca. Cos'è che può consentire di lavorare con qualsiasi tipo di banda in qualsiasi tipo di condizione? Occorre l'insieme di tecnologie giuste e orchestrarle. E poi cosa c'è dall'altra parte? Ci sono dei produttori di software che fanno delle applicazioni che non sono nate per andare per funzionare in questo modo, per andare a distanza, per andare via reti satellitari, assolutamente. Tantomeno sono pensate per funzionare insieme, spesso vanno in conflitto. Allora bisogna padroneggiare il tutto e fare in maniera che nessuno vada a fare a pugni con nessuno. Il risultato sia un desktop, una postazione di lavoro virtuale che funzioni, che si offra all'utente senza tante storie. Cos'è che è stato per te abilitante questa tecnologia qua? Che cos'è che ti ha reso possibile fare adesso più competitivo? Beh, il fatto che facciamo facilmente cose che altrimenti potrebbe essere difficile. La mia impiegata che lavora non percepisce quanta tecnologia e quanta difficoltà c'è dietro al semplice processo di accensione di un device, che sia un iPad piuttosto che un Mac. Io quando vado a Milano con una tastiera Bluetooth e un iPad,
Lavoro esattamente, dico Sì, esattamente come nel mio perché ufficio. bisogna spiegare che la ditta FAST utilizza un insieme di applicazioni notevole per fare il business, perché te sei anche un po' modesto, ma loro riescono a competere con dei colossi incredibili e hanno tanti software. Questi software devono funzionare tutti e devono funzionare su Mac, su PC, su iPad, su Windows, attaccato al cavo, staccato via 3G, via satellite. Abbiamo superato la latenza del satellite. GPRS. Tutte i metodi trasmissibili possibili e immaginabili. E l'insieme di tecnologie che utilizziamo hanno abilitato il lavorare in condizioni estreme. Quindi. Diciamo che ragazzi, anche se ne rendono conto, e sono anche non hanno bisogno di essere tecnici informatici, voglio dire. Devono essere veramente delle ragazze che possono operare in condizioni normali, Normali. anche in posti che non troppo normali o canonici sono, non sono. Cioè, il circuito di Moteghi è in mezzo alle montagne, oltre ad essere 80 km da Fukushima. Oppure quando si viene in Argentina, non siamo a Buenos Aires, siamo a Termas de Riondo, poco sotto le Ande, vicino a Salto, dove iniziò il sendero luminoso, ti ricordi? Quindi un posto veramente sperduto, Inarrivabile. esatto. Bene. Però funziona. Se volete sentire cose di questo genere, come una tecnologia può, un insieme di tecnologie può abilitare un business, renderlo competitivo, serverlab.it, registratevi sul canale YouTube. Grazie.